Che altro? Chiedo scusa. Mentre la tassazione territoriale ne abbiamo. No, la tassazione territoriale, ecco. Quindi abbiamo capito che anche, come dire, sistemi simili all'Italia ci danno però delle agevolazioni che sono 100 volte più interessanti. Qui per chi ha il gusto, diciamo, dell'esotico c'è tanta scelta. Cioè, quello che voglio farvi capire è che la scelta è infinita, che il mondo è estremamente piccolo e pensare, anche solo per curiosità, di trasferire la residenza fiscale per andare a vedere che c'è dall'altra parte del mondo, oggi è una cosa, grazie a digitalizzazione e globalizzazione, estremamente semplice, soprattutto se abbiamo dei business estremamente fruibili e non siamo legati a, che ne so, una società immobiliare, per esempio in Italia, piuttosto che abbiamo una salumeria a Piazza Duomo, ma mi pare che non ce ne siano più. Qui la tassazione territoriale ci dice quello che vi dicevo all'inizio: tutto quello che non guadagno, tutto quello che non deriva dal mercato all'interno di questi paesi non è tassato. Punto. Semplice, preciso. Me ne vado a Panama, mi apro un IBC, un International Business Company, e tutto quello che la mia IBC guadagna su mercati che non sono panamensi non è tassato. Non è più difficile di così. Cos'è difficile invece in questo senso? Il Paraguay, secondo me, oggi tanta roba. Il Paraguay ti permette di prendere la residenza fiscale. Allora, a livello pratico, in questo momento c'è un cliente in Paraguay che sta andando al manicomio. Sta andando al manicomio perché ogni tanto mi chiama e dice: guarda, però qui, come dire, io non c'entro niente. È un problema di consolati. Ci sono consolati che lavorano meglio, tipo il consolato di Londra, che non ci devi neanche andare, e poi ci sono i consolati sudamericani. Quindi io, che sono spesso in Sud America, è croce e delizia. Ci sono tanti vizi, tante virtù, però ci sono tanti, tanti, tanti problemi. E lui mi raccontava, io questo veramente neanche lo sapevo, che per andare in Paraguay a prendere la residenza fiscale devi stare lì 2 volte in 183 giorni, quindi è estremamente semplice e obiettivamente non c'è niente di trascendentale. Però Asunción, che è la capitale, non è esattamente la città più sicura del mondo, ecco, mettiamola così. Insomma. Quindi lui doveva, e gli hanno chiesto di depositare i soldi in cash, quindi non ha potuto fare un bonifico, con tutte le difficoltà che ci sono di prelevare da una banca 5.000 dollari in contanti e andare a prelevare i soldi. In più, diciamo, il signore al consolato è scomparso, non si trova e non si sa che fine ha fatto, quindi non riusciamo a iscriverlo all'AIRE. Però, a parte queste sciocchezze, sono sicuro che prima o poi lo ritroveranno, magari una mano, un braccio, ma prima o poi comunque lo ritroveranno. Il Paraguay, insomma, è tanta roba. Il Paraguay, in più, dopo 3 anni, ti dà anche la possibilità di prendere la cittadinanza. Cittadinanza uguale passaporto. Secondo passaporto uguale libertà di movimento, uguale libertà di lavorare, banalmente, al di là. Se abbiamo ucciso nostra moglie in Italia, non so perché non sono neanche fidanzato, però c'ho questo problema della moglie. E abbiamo libertà quindi di scappare e di fare un attimino quello che ci pare. E molti altri paesi, come le Filippine, per esempio, dove ci sono dei cari amici e clienti in questo momento, o la Malesia, c'è un altro imprenditore, hanno dei programmi in realtà studiati, perché il problema qual è? Qual era prima? In realtà adesso poi si sono fatti i furbi. Anche la Thailandia è mezza territoriale, mezza non-dom. Dopo la vediamo, quindi non sono riuscito a includerle tutte, quindi come ti dicevo, non è esaustivo, però cerchiamo, insomma, di creare delle slide dove ci sono tutti quanti. Hanno creato dei programmi per cui è estremamente semplice prendere la residenza fiscale pagando. Ecco, l'hanno risolto così. Perché prima come facevi? O ti sposavi di nuovo, il pallino del matrimonio, con una locale, oppure dovevi tendenzialmente costituire una società. In Thailandia è ancora possibile, però è un casino. Ho un cliente che è andato in Thailandia, lui fa l'agente di commercio per un negozio di arredamento, insomma, famoso a livello internazionale, adesso fa il responsabile per l'Asia. E lui, che è andato 5 anni fa, ha aperto una società e ha dovuto assumere in Thailandia, Bangkok si trova, se non mi sbaglio, ha dovuto assumere 5 thailandesi, di cui lui non se ne fa niente. Cioè, lui ha queste 5 persone, è così. Cioè, ha dovuto veramente, sono le bellezze della pianificazione. Cioè, questo cristiano ha dovuto assumere 5 persone, 5. Stavo dicendo filippini, 5 no, non sono filippini, sono, aiutami, thailandesi, ti ringrazio, a 5 thailandesi, e questo c'ha 5 thailandesi per caso. Cioè, ma tipo uno lo fa pulire, Come San Marino. come esattamente, 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 solo che, capito, lui si sveglia la mattina e uno gli fa pulire casa, l'altro alla fine è comodo, però li deve pagare, gli paga lo stipendio. Insomma, quindi l'alternativa è, ci sono dei programmi, per esempio in Thailandia ne avrete sentito parlare, c'è cioè l'Elite Visa, tu gli dai 13.000 dollari, quello che è, e puoi rimanere lì per 5 anni, addirittura ti vengono a prendere all'aeroporto con la limousine, quindi insomma è anche queste.
Ed è meglio, secondo me, pagare una roba del genere piuttosto che andare lì e dire no, vabbè, ma poi se lo faccio da solo, la burocrazia non funziona, sono troppi e sono male organizzati. Invece voi con un upfront, insomma, davanti avete risolto tutti i vostri problemi. Anche perché non solo prendete la residenza fiscale qui, ma non ci dimentichiamo, dopo ci arriviamo, che poi da lì io vi posso aprire società dove mi pare. Qual è l'esempio classico del nomade digitale? Me ne vado in Thailandia, mi apro società a Hong Kong, il discorso di prima. Mi apro società a Hong Kong nella misura in cui quello che guadagno me ne vado in Thailandia nel 2020, mi apro la società nel 2020. Tutto quello che guadagna la società nel 2020 non mi distribuisco il dividendo fino al 2021 su un conto corrente thailandese. In questa maniera io non sono tassato né a livello aziendale né a livello personale. Non è più difficile di così, davvero non è più difficile di così. Il problema vero in questo esempio è Hong Kong. È Hong Kong che oggi funziona male, che oggi sta dando problemi per quello che vi dicevo prima, no? Per l'ingerenza della Repubblica Popolare Cinese, perché chi ha avuto a che fare invece con la Cina sa che aprire su una società cinese è completamente folle. Hong Kong invece diventa interessante per motivi che vedremo dopo, che erano quelli che vi anticipavo, delle holding. Ok, il Costa Rica pure interessante, senza dubbio. Il mio preferito, se devo dirvi, come avete capito, è la Georgia. La Georgia oggi ha un sistema di tassazione tale per cui io arrivo, mi apro un'azienda e ho la residenza fiscale. E ci sono tre alternative che sono, secondo me, oggi tra le più interessanti, non solo in Europa, ma secondo me al mondo. Tu ti puoi aprire, per esempio, una LLC, che è una società a responsabilità limitata. E allora non hanno fatto altro che copiare il sistema estone. Sono un po' più arretrati, quindi non puoi fare tutto da remoto, un po' più complicato. In Estonia oggi tu puoi avere tramite un'app una società con 80 euro al mese e funziona da Dio. Tra l'altro, se sei residente a Malta non paghi neanche le tasse sullo stipendio, questo ve lo spiego dopo. La Georgia invece in realtà, quindi, ha tre possibilità. Mi apro una LLC e tutto quello che guadagno viene tassato al 15% quando mi distribuisco il dividendo. Se non distribuisco il dividendo, io non ci pago un euro. La seconda alternativa che ci dà la Georgia, anche loro si sono fatti furbi, no? La digitalizzazione, la guerra fiscale, l'internazionalizzazione, si sono fatti furbi, che poi alla fine ognuno va a copiare un altro, e hanno aperto una free trade anche loro. Si sono aperti una cosa che si chiama Virtual Zone, che è una cosa che va bene soprattutto per le attività di IT, cioè di Information Technology. Però in realtà, per chi è del mestiere, insomma, per chi si sporca un attimino le mani, sa perfettamente che questi termini di IT sono estremamente malleabili, sono estremamente duttili. Cioè, un po' come in Portogallo. In Portogallo mi danno la lista della spesa, mi dicono se non appartiene una di queste liste non puoi sfruttare le agevolazioni fiscali. In realtà, come dire, se sei del mestiere, o quantomeno se conosci i commercialisti del posto e sai come muoverti, riesci a rientrare. Sono paesi a maglie larghe, ecco, non sono super fiscali, per usare un eufemismo. Quindi, se rientri in questa virtual zone, che è estremamente semplice, addirittura non paghi un euro di tasse mai più su tutto quello che guadagni. L'unica cosa che paghi è, di nuovo, Georgia territoriale, solo se guadagni qualcosa all'interno della Georgia. Io non ho clienti georgiani, non so se qualcuno di voi vende in Georgia o parla il cirillico, quindi in quel caso ve lo sconsiglierei. In tutti gli altri casi non paghi tasse. L'unica cosa che paghi, se vi può interessare, quando vado a distribuire l'utile, c'è una ritenuta d'acconto, una ritenuta a titolo di imposta in realtà del 5%. Direte, vabbè, io lo voglio lasciare il 5%, io no. Se, sono qua per questo, non vedo perché. Per cui tendenzialmente c'è la possibilità di ridurla a seconda di dove siete, di dove avete la vostra residenza fiscale, perché tramite trattati contro le doppie imposizioni è addirittura possibile portare quel 5% allo zero. Per esempio, se sei residente negli Emirati Arabi o se sei residente a Cipro, che è un'altra giurisdizione su cui faremo qualche esempio, perché secondo me oggi è una di quelle su cui puntare.